degli enti caritativi e dell'associazione che lavorano in sinergia con i nostri servizi sociali, e quindi Caritas e l'Opera San Vincenzo. Quindi noi vorremmo premiare per quello che stanno facendo sul territorio, che continuano a fare, e per il grande supporto che ogni giorno rendono a Cormano. Grazie. Chiamiamo Filippa Mallamaci, Francesca Cassiano e Giuseppe Casati. Diamo la parola a Filippa Mallamace, detta Pina. Pina non solo è la presidentessa di San Vincenzo del quartiere Molinazzo, della parrocchia Molinazzo, ma è stata anche una volontaria in prima fila per tutto il Covid, una volontaria di Telefono Amico, una volontaria che portava la spesa, andava in farmacia, una volontaria che si è unita poi a Lega Ambiente nella distribuzione dei pacchi del Buonfine. Ovunque serve, ovunque c'è qualcuno in difficoltà, Pina c'è. Grazie a tutti, sono emozionata anch'io. Grazie all'assessore, al sindaco, all'Angela, a tutti gli assistenti sociali. È la prima volta che un'opera caritativa possa a Cormano vento. Parlano anche di Francesca e di Caritas, Giuseppe Casati, ci fa onore, perché noi di solito lavoriamo nel silenzio e nella privacy, ecco, e quindi per noi è un onore. Grazie a tutti, grazie. Grazie ancora per quello che fate, ma lo scopo di oggi non è stare proprio nel silenzio, bisogna che le vostre figure, le vostre associazioni vengano a galla, perché tutti noi cittadini ci sentiamo tutelati grazie a voi e protetti grazie a voi, quindi è giusto dare il giusto riconoscimento. Grazie ancora, grazie a tutti.